Straghetti e straghette, benvenuti in questo nuovo video. Vi vorrei far vedere quanto sta nevicando fuori. Non so se riuscite a vedere il bianco che si intravede dalla finestra o se da lì si intravede qualcosa, ma mi sa di no, ragazzi. Mi sa che non vedete niente, però fuori c'è una coltre bianca di neve. Sembra quasi Natale. E quale momento migliore, se non un momento del genere, con la neve che cade, il freddo, la candela accesa, ricordando il Natale? Certo, se avessi anche una tazza di cioccolata sarebbe ancora meglio. Comunque, quale momento migliore per parlare di una cosa davvero carina? Ogni tanto me lo chiedete, parliamo delle mie serie preferite su Netflix al momento, o comunque negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, e degli ultimi film che ho visto e che mi sono piaciuti tanto. Prima di cominciare, ragazzi, ovviamente sono anche curiosa di sapere voi quale serie state seguendo adesso. Quali serie avete seguito nel passato? Quali film avete visto magari al cinema o in televisione recentemente e che magari volete consigliarmi? Quindi, se avete consigli da darmi su tutto questo po' di cose, serie, film, quello che è, scrivetemeli qui sotto perché sono curiosa. Se mi presentate qualche serie che non conosco, magari scrivetemi anche due righe sulla trama, così mi rendo ben conto di quello di cui parla. E posso decidere se vederla oppure no. Sai che ho spostato troppo la videocamera, rimettiamola così, così si intravede un pezzettino di finestra e forse vedremo cadere enormi palle di neve. Ma sì, lo so, ragazzi, sono strana, sono sempre strana. Vi aspettavate davvero qualcosa di diverso da me? No, non posso crederci. Andiamo nel vivo della situazione. Serie che sto seguendo, che ho seguito in questo periodo. Assolutamente al numero uno, favoritissima, favoritissima del periodo, ve l'ho già citata altre volte, quindi magari vi sarete rotti le scatole, ma è Altered Carbon. Mi è piaciuta tantissimo, avrei voluto che fosse più lunga. Trovo che sia stata una serie eccezionale, se vi piace la fantascienza dovete guardarla. Ovviamente, ragazzi, non scenderò troppo in dettaglio perché se non l'avete vista o se la state ancora seguendo non voglio darvi spoiler. Però vi dirò grosso modo quello di cui parla. È, come vi dicevo, una serie di fantascienza che tratta di un argomento molto intrigante, molto molto intrigante. Come sarebbe se fossimo in grado di vivere in eterno? Nel senso, non come con i nostri corpi, no? Ma tipo magari salvando la nostra memoria su delle sorte di dischi, no? Diciamo così, che poi potrebbero essere indossati da diversi corpi. Quindi se fossimo in grado di sopravvivere per sempre con la nostra mente, spostandoci da un corpo all'altro, come sarebbe? Cosa accadrebbe? Dove arriverebbe una società guidata da una cosa del genere, dove ovviamente le persone più ricche e più potenti hanno la capacità di fare cose che le persone normali non hanno la capacità di fare? Ecco, in parte Altered Carbon parla di questa cosa, però in realtà c'è tanto altro. Io l'ho detta in maniera un po' così, però è veramente veramente intrigante. È una serie che ha, allora, intanto è realizzata veramente bene, ragazzi, vi devo dire, cioè proprio a livello di effetti speciali, di cose, mi è piaciuta tantissimo, perché non ha nulla da invidiare a un vero e proprio film di fantascienza, magari che uno si aspetta di livello superiore rispetto a una serie. Invece è fatta benissimo. Personaggi interessanti, tanti personaggi diversi. Io ve l'ho anche detto in un'altra occasione, mi sono affezionata tantissimo al personaggio di Po. Fighissimo poi questo personaggio, che in realtà è una I, che ha l'aspetto di Edgar Allan Poe, quindi super super cool. E poi un finale, che ovviamente non vi dico, mi aspettavo che come genere di serie avrebbe avuto un finale che non mi sarebbe piaciuto. E invece ho avuto un finale che mi è piaciuto, quindi sotto ogni punto di vista io questa serie ve la consiglio. Altered Carbon, guardatela, se siete fan della fantascienza, di cose del futuro, di temi intriganti, dovete assolutamente guardare questa serie. La metto tra le mie favorite degli ultimi mesi. Probabilmente
allo stesso livello di Stranger Things, il che è veramente tutto dire, perché sapete che io sono una ultra mega fan di Stranger Things, anche se ho preferito la serie 1 alla 2, però anche la 2 mi è piaciuta abbastanza, e quindi vi garantisco assolutamente che questa cosa, insomma, che questa serie è fantastica. Ho citato Stranger Things perché ovviamente anche questa serie, anche se ormai è passato qualche mese, visto che è uscita a ottobre, va sicuramente inserita nelle mie preferite, e anche questa, se non l'avete vista, seguitela, anzi adesso avete due serie da seguire. Non penso che ci sia niente da dire perché ormai ne hanno parlato tutti, credo che sia una serie che veramente hanno amato tutti. Come vi dicevo, da un certo punto di vista ho sicuramente preferito la 1, perché la 2 insomma si è un po' distaccata, ha preso qualche deriva leggermente differente, però mi è piaciuta lo stesso molto, ho amato ovviamente ancora una volta l'ambientazione degli anni 80, ma insomma sapete che anche di quello sono una fan. Altra serie che ho guardato in questo periodo e che mi è piaciuta tantissimo, che vi consiglio se vi piacciono le serie storiche che parlano di monarchia, che parlano di storie reali, di personaggi reali, quindi insomma sono biografiche in un certo senso, è The Crown 2. L'anno scorso avevo seguito la serie 1, mi era piaciuta da morire. Ovviamente, come è uscita la 2, che è uscita a dicembre, io poi in realtà l'ho guardata a gennaio, mi ci sono subito catapultata e ragazzi, devo dire, ho continuato ad amarla. Poi vi dirò, io ho una grande simpatia nei confronti della regina Elisabetta. Secondo me è stata una donna che ha dovuto vivere delle cose molto complicate ed è probabilmente l'ultima ad essere rimasta che ha capito effettivamente quello che comporta essere un monarca, perché essere un monarca non è la stessa cosa che essere un divo di Hollywood, cosa che secondo me oggi molti personaggi della monarchia, nobiltà inglese e non solo, non hanno ben capito. E lei invece ha incarnato, forse sarà l'ultima, secondo me, ad aver incarnato questa cosa, effettivamente proprio lo spirito della monarchia. Poi al di là del fatto che possa aver fatto delle scelte più o meno accettabili per alcuni, scusatemi, però è comunque un personaggio molto interessante che ha tutta la mia simpatia. E la serie, insomma, è interessante perché racconta appunto quello che è stata la sua vita, non sempre facile, i sacrifici che in un certo senso ha dovuto fare, a volte semplicemente restando zitta, mentre un po' tutte le persone intorno a lei non riuscivano probabilmente a capire esattamente quello che volesse tradizionalmente dire essere un monarca e quindi fare quel genere di sacrifici che lei doveva fare e faceva. E non lo so, serie assolutamente anche questa consigliata, poi sapete che io amo la storia e quindi mi ci sono proprio tuffata. Nello stesso periodo ho cominciato a guardare Riverdale, che è una serie che tutti quanti amano, tutti quanti guardavano, quando ho già cominciato a guardare da tempo, ma io no, io l'ho scoperta abbastanza recentemente e la sto anche seguendo adesso man mano che escono le varie puntate e tutto. Credo forse sia anche finita questa serie, non lo so, non ne sono convinta. Comunque, ho visto tutto quello che c'era da vedere prima che non avevo visto e poi ho cominciato a guardare le puntate che uscivano man mano. Carina. Serie carina, secondo me non è ovviamente all'altezza delle altre tre serie che ho citato perché è una serie molto più di consumo, sicuramente anche molto più... Non voglio dire infantile, però insomma lo è rispetto alle altre, sicuramente è una serie molto più infantile, che tratta temi molto meno complessi ed è un po' una tipica storia di questi personaggi del liceo, no? Come ne abbiamo viste tante, che però alla fine sono anche un po' incredibili come personaggi di liceo, perché ragazzi, voglio dire, non so se qualcuno di voi l'ha seguita, non so se qualcuno di voi segue Riverdale, ma porca miseria, cioè... Al mio liceo, quando noi andavamo a scuola, non c'era nessuno che si vestiva in quel modo, non c'era nessuno così buono o non c'era nessuno che viveva queste avventure di quel tipo. Ora, o eravamo sfigati noi o in queste serie danno sempre un'idea un po' strana della gioventù che va a scuola. No, non posso credere che la gioventù americana che va al liceo sia quella, mi sembra incredibile.
Ok, ragazzi, certamente i ragazzi di oggi sono molto più fighi di quanto non fossimo noi, che ci vestivamo e tutto il resto un po' da sfigati e non ci truccavamo tanto quanto si truccano i ragazzi di oggi, però non esageriamo. È una serie che vi consiglio se volete passare un po' di tempo così, senza riflettere troppo, senza fare pensieri troppo profondi o okay. Che è una serie di consumo. Per me è stata, sì, proprio questo, una serie di consumo. Piacevole da guardare, però non mi ha dato niente di particolare, non mi ha fatto pensare a niente di particolare, non mi ha stimolato l'immaginazione tanto quanto hanno potuto fare le altre serie che vi ho citato prima. Quindi, insomma, da vedersi tranquillamente sotto la coperta la sera, però niente di che. Però ve la consiglio perché non è brutta. Non è brutta, certo, però magari vi fa fare delle riflessioni di senso diverso, no? Su come venga rappresentata oggi la gioventù. È un po' strano. È un po' strano anche il discorso che sto facendo io, ma forse è il freddo, ragazzi, che mi sta congelando il cervello e non riesco ad esprimere bene tutti i miei pensieri e tutti i miei pareri. Non fateci troppo caso. Facciamo un attimo una divagazione e saltiamo a film. Film che ho visto su Netflix e film che invece ho visto al cinema. Finalmente, l'ho detto dappertutto, lo dirò anche qui, porca miseria, sono riuscita a vedere The Shape of the Water in ritardissimo rispetto a tutti, ma sono stata davvero felice di aver pagato il prezzo del biglietto del cinema, ci tornerei ancora, quando uscirà il DVD sicuramente me lo comprerò. Ho amato quel film da tutti i punti di vista. Ora, la trama bella. Gli effetti bellissimi, Guillermo del Toro fantastico come regista, assolutamente è un film che vi consiglio di vedere se non lo avete visto, una favola d'amore particolare, più adulta, non è assolutamente una favola per bambini, è una favola più adulta perché tratta temi adulti, però se non lo avete visto vedetelo. Personalmente vi dirò, l'ho considerata l'unica storia d'amore che sia valsa la pena di vedere. Nell'ultimo anno, forse anche più. Finalmente una storia d'amore diversa che affronta temi diversi con dei personaggi diversi. L'attrice che interpreta lei, che interpreta la protagonista, non è una ventenne, è credo tipo sui 42-43 anni, una cosa del genere. Quindi finalmente anche una protagonista più grande in una storia d'amore che è un po' una favola, perché sì, anche le persone più grandi hanno diritto ad avere un posto in questo genere di racconti. Fantastico lui, cioè veramente mi è piaciuto tutto. Poi super adatta a chi magari nelle sue fantasie, nella sua mente, è più attratto da personaggi come il mostriciattolo protagonista che non da banali altri personaggi. Diciamo che probabilmente tutti gli annessi e connessi di The Shape of the Water sono esattamente l'opposto e il contrario di cose alla Fifty Shades, che grazie a Dio finalmente anche i film sono finiti, quindi ce li leviamo dalle scatole per sempre, si spera. E le persone, insomma, che amano questa storia sono probabilmente le persone completamente opposte alle persone che amano l'orribile Fifty Shades. Io sono tutta per The Shape of the Water, viva le storie d'amore non convenzionali, viva le eroine non convenzionali, più grandi, i mostri, non i soliti uomini che rompono le balle, ma quelli che hanno qualcosa da dire di più, anche se sono diversi dagli uomini alla Grey. Quindi, se siete dell'età giusta, il film mi pare sia stato messo con rating non adatto a persone sotto i 15 anni, almeno qui in Inghilterra e in Italia. Non so, se avete l'età adatta, guardate questa storia d'amore, non guardate quelle storie d'amore stupide e schifose. Ci sono favole un po' più oscure, ma sicuramente molto migliori rispetto a quelle favole stucchevoli e tradizionali che non ci dicono niente e che ci rompono solo le scatole, almeno alle persone come me, che si rivedono molto di più nella protagonista di The Shape of the Water da ogni punto di vista, piuttosto che non lo so, in Belle della Bella e la Bestia. Tra l'altro, terribile il film che hanno fatto l'anno scorso. Sempre in tema film, ho visto un altro film, questa volta ho visto su Netflix, che ho visto sta producendo un po' spesso film su vecchi
manga, anime, li sta riportando su. Avevo visto quello di, come si chiama, Death Note, non seguivo né il manga né l'anime, ho guardato il film, mi è sembrato mediocre a dire la verità. E poi invece recentemente ho visto che è uscito quello di Fullmetal Alchemist. Mi manca il pezzetto finale, non l'ho ancora visto tutto, lo confesso perché non ho avuto tempo, però l'ho cominciato, ragazzi, devo dire, è simpatico vedere questi personaggi poi in carne ed ossa. È super divertente. Io poi sono una fan di HAL, quindi mi è piaciuto insomma un po' tutto. Torniamo alle serie TV, torniamo alle serie TV perché in questo momento che cosa sto guardando? Sempre su Netflix, non è un video sponsorizzato, una pubblicità di Netflix, ma è che noi abbiamo Netflix e quindi ci siamo attaccati a Netflix ormai da più di un anno. Quindi tutto quello che esce di nuovo cerchiamo di assorbirlo. Abbiamo cominciato a vedere Beyond, che è un'altra serie che penso sia uscita da un po' di tempo, che avranno già visto tutti, ma noi non avevamo visto, io non l'avevo vista di sicuro. Parentesi, devo dire una cosa che di Beyond mi ha un attimo lasciata perplessa. L'ho sempre voluto tatuarmi la scritta Beyond. Non per questa serie, ma da anni. E adesso che hanno dato titolo a una cosa Beyond, io me la tatuerò e la gente mi chiederà se l'ho fatto per la serie TV. E questa cosa mi manda i pazzi. Beh, a parte questo, comunque, ho cominciato a vederla, vi dicevo, sono all'inizio. Sono all'inizio. Per adesso vi dirò la verità, è un nì. Non mi sta ancora convincendo. Non mi sta ancora prendendo tantissimo, però vedremo. C'è qualcuno di voi che la segue, che vuole dirmi se migliora, se è bella, se è brutta, che ne pensa? Ecco, vedremo qualche altra puntata e capiremo se andare avanti oppure no. Sempre su Netflix avevamo cominciato a vedere Dark, anche questa storia mi sa che ve l'avevo già raccontata da un'altra parte. Dark è una serie che originariamente è tedesca, noi la vediamo in inglese. Ragazzi, gli inglesi non sanno doppiare, quindi ora, anche se la gente dice che è una serie interessante, noi abbiamo smesso alla prima puntata di vederla perché era inguardabile. Era inguardabile vedere le persone che muovevano la bocca completamente non all'unisono con quello che gli attori originali stavano dicendo sotto. Gli inglesi non possono doppiare per il bene della loro vita. Purtroppo è una verità, noi italiani sappiamo doppiare benissimo. Forse dovrei cercare se c'è la versione in italiano a questo punto, che conviene magari molto di più vedere. Però, cioè, era una serie che mi interessava, era una serie che mi incuriosiva, ma rendetevi conto, io l'ho dovuta lasciare perché il doppiaggio inglese era bruttissimo da vedere. Altra serie che ho visto, che onestamente tutti quanti avevano detto, oddio, bellissima, 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 fantastica da vedere, ma che a me personalmente non è piaciuta, anzi, non mi ha detto proprio niente, è stata... È in quest'ordine? The End of the Fucking World o... The Fucking End of... Avete capito? No. Non lo so, ci sono sicuramente degli spunti carini, ci sono degli spunti interessanti sul disagio, quello che volete, però è una serie che non mi ha detto niente, è una serie che ho guardato per inerzia, cadere per postino. No, ragazzi, sta super nevicando, ve lo vorrei far vedere, oh mio Dio, adoro la neve, voglio uscire. È venuto il postino, mi ha portato delle magliette, sapete che io sono la regina delle t-shirt che avevo comprato, queste le mettiamo lì, le vedrete in un video di shopping sicuramente più avanti. Mi sono anche otturate le orecchie, fantastico. Comunque, torniamo a noi, vi stavo dicendo che quella serie a me non è piaciuta per niente. Non mi è piaciuta. Quindi non so se voi l'abbiate vista, non so se voi l'abbiate apprezzata, non so che cosa ne pensiate, forse è più adatta a un pubblico un po' più giovane, non lo so. A me però non è piaciuta per niente, non mi ha detto niente. Il tema era interessante, c'erano degli spunti interessanti. Poteva essere trattato in maniera leggermente diversa, secondo me migliore. Non mi ha lasciato niente, non la rivedrei. Assolutamente zero. Quindi non so se consigliarla, ma penso di no. E ragazzi, credo che sia venuto fuori un film. Un film. Stupida. Non dire cose stupide. Credo che sia venuto fuori un video super lungo perché sono logorroica e prolissa. E potrei dire le cose più velocemente, ma non lo faccio perché mi piace chiacchierare a vuoto.
quindi mi fermo qui. Ho fatto insomma una carrellata delle ultime cose che ho visto, alcune mi sono piaciute, alcune no. Altered Carbon, guardatelo. E niente, fatemi sapere ancora una volta, ve lo dico, quello che avete visto voi, film, serie, ma anche libri, musica, cose che vi sono piaciute in questo periodo e che mi volete consigliare, che devo vedere, che devo andare a cercare. Grazie per essere stati con me, come al solito venitemi a trovare anche su Instagram, mi trovate come Alrakairam, il mio nome è al contrario. Se non siete iscritti iscrivetevi, commentate, condividete, mettete mi piace, fatevi sentire e noi ci vediamo la prossima volta. Grazie ancora per essere stati qui. Ciao!